commentare e dire che schifo, che schifo, perché la scritta culattoni non grazie, mi sembra forse. Sì, culattoni non grazie. E quindi anche quella provocazione lì elettorale, che quello era un manifesto che veniva messo da Galeazzo, esponente di centrodestra, era accolta con possibilità, cioè era una cosa che si vedeva. Filippo, prima di entrare appunto stavi confessandoci che non avevi assolutamente ancora visto backstage, e che impressione ti ha fatto, come è successo a Luca ritornare a un momento piacevole, perché questo film sicuramente ha avuto bisogno di grandissimo affiatamento tra di voi, che forse non tutti vi conoscevate così bene, non so se con Claudia Gerlini, che peraltro è bravissima anche, e il terzo elemento, perché ripeto, un triangolo amoroso che anziché nascere tra lui e lei, nasce tra lui e lui, dove si innesta lei, e succede tutto. Anche quindi, se non avete visto il film, vale la pena vederlo in DVD perché è molto divertente. Che effetto ti ha fatto? Cosa ti ha ricordato? Beh, quando arrivi in backstage, ritorni ai giorni delle riprese. È una cosa che si dice spesso, magari è banale, ma quando finisci il film e ne inizi un altro, veramente non è che dimentichi tutto. Però sei già oltre, rivedere un backstage ti riporta indietro in quei giorni, insomma, come per un attimo non dico rigirato il film, ma insomma è una testimonianza, però la testimonianza di quei giorni che può essere condivisa anche con chi compra il DVD, e chiaramente chi ama il film può vedere momenti di preparazione, cioè il backstage è fatto anche per quello in realtà, ma per noi è bello. Perché un album di foto di un viaggio fatto l'anno scorso. Ma l'affiatamento come l'avete raggiunto tra di voi? Perché sembrate veramente amici da sempre. E questo, rivedendo anche il backstage, ci sono poi nei 20 minuti che prossimo.